Ciao a tutti, io sono Stew Energy e benvenuti in un nuovo episodio di Ice Bay, la nostra serie invernale giunta all'ottavo episodio e dove ho aggiunto un paio di cose fuori registrazione, ma nonostante le mod ci abbiano messo lo zampino con le loro difficoltà di caricamento fra una serie e l'altra, e sono riuscito comunque a recuperare la e tutta quanta la serie, perché stavo già sudando freddo. Bene, allora, che cosa ho aggiunto? Ho aggiunto un po' di recycling center. Allora, ho aggiunto questa parte qua, come vedete ho messo questi due recycling center, andando a mettere questo semaforo, che ovviamente, come sapete, è una cosa sbagliata. Allora, poi queste sono delle zone che sono venute fuori adesso, perché ho zonato questa parte per andare a vedere appunto se il gioco stava funzionando correttamente dopo il ricaricamento, e abbiamo raggiunto quasi 9.000 persone. Ci mancano, dobbiamo arrivare a 11.000, e nel ricaricamento mi si sono scassate le polizie, quindi non erano più attive le centrali di polizia. Non mi chiedete perché, allora le ho aggiunte. Come vedete ne ho aggiunto 2 e 2 4 e 1 5 qua al centro, e direi che vi ho detto tutto, a parte un po' di traffico nella rotonda, che come sapete io odio profondamente. Nel senso che non penso che sia assolutamente gestita bene nella parte vanilla. Proviamo a mettere quattro corsie, a vedere se con le quattro corsie riescono a trovare la loro corsia per andare a buttarsi. No, nulla, non riescono. Se gli diamo lo stop non vanno avanti, se non glielo diamo non vanno avanti. Queste rotonde sono una cosa pazzesca, ragazzi. Perché non ho caricato TMPE, ok? Il punto è quello, perché non voglio caricare troppe mod, e allora, e poi perché, come vedete, c'è questo, quindi da qua si devono buttare a destra e non si buttano a destra. Allora proviamo a far fermare un attimo da questa parte, andiamo a dargli, abbiamo due stop qua, quindi abbiamo già appunto fermato da questa parte. Questa non la fermiamo perché altrimenti viene fuori un macello, ma come vedete ci sono un sacco di persone qua. Allora proviamo a collegare invece questa a quest'altra parte, intanto che siamo 8.900 qui. Come vedete, piano piano stanno sparendo i problemi, perché le persone stanno appunto studiando. Intanto facciamo girare questa mod, e altrimenti la prossima volta carichiamo TMPE. Allora qui andiamo a fare questa bella strada di collegamento fra una parte e l'altra. Allora la facciamo alta. Allora, per adesso la facciamo a questo modo. Andiamo ad abilitare l'altezza terreno. Allora, direi che la potremmo far passare di qua. Se noi provassimo a fare un pagina giù, abbiamo un piccolo tunnel, ma non va bene perché stiamo sotto.
Allora, lo facciamo così. Lo teniamo sotto. Lo facciamo girare. E poi direi, guardiamo l'altezza. Ok, lo facciamo sbucare qua. Lo facciamo sbucare qua. Facciamo un pagina su e dovrebbe venire abbastanza. Guardiamo un po'. Sì. D'altronde io non amo particolarmente i tunnel, però devo dire che in una cittadina invernale beh, ci potrebbero stare, no? Perché direi che ci sono, direi che sono nel loro i tunnel. Allora, andiamo un po' ad aumentare un po' il pennello e qui... Direi che se noi prendiamo questa come altezza, vediamo un po', e da qui andiamo su, siamo messi ok così, bene, bene. Adesso qui al centro ci facciamo scendere la nostra strada. Ok, bene, così adesso abbiamo anche collegato con un tunnel abbastanza carino. Andiamo a vedere se riusciamo a zonare un po', a toccare un po' questa parte. Questa l'andiamo, non con questa. Beh, direi che non siamo messi male. Con una M andiamo a selezionare questo nodo, però direi che siamo messi bene con questo nodo. Questo nodo forse possiamo... No. E c'è questo attacco qua, però... allora... Diminuiamo la grandezza, prendiamo l'altezza di qua e proviamo. Ok, ma già meglio. Così dovremmo un minimo di aiuto lo dovremmo dare da questa parte. Qui l'abbiamo collegato e qui, come vedete, piano piano sono momenti, c'è questa rotonda che ogni tanto ci fa penare. Va bene, siamo arrivati a 9000, allora andiamo avanti, direi che qua sopra potremmo fare un'uscita e fare una zona qua sopra. Ho anche caricato, vediamo se c'è, se noi facciamo un distretto e andiamo a vedere. No, ma avevo provato a caricare degli asset, facevano parte appunto delle prove che stavo facendo. Bene, allora facciamo un distretto qua, ci facciamo arrivare una strada che la facciamo uscire direttamente da questa parte. Thank you.
Adesso qui vediamo un attimo di andare a capire, perché siamo in salita, quindi giustamente abbiamo scavato. Allora qui andiamo a fare un quartiere qua sopra. Ora, qui siamo arrivati in cima e facciamo qualcosa in questo modo. Qui ci potremmo fare... Allora, non abbiamo ancora la cattedrale, direi, no. Non abbiamo ancora sbloccato. No, abbiamo sbloccato... un po' di asset particolari. Dobbiamo sbloccare la cattedrale e andiamo a fare una zona qua sopra dove ci possiamo mettere una piazza qui al centro. E con Move It la andiamo a spostare, col tasto destro andiamo a muovere. E qui sopra adesso potremmo cominciare a mettere un po' di alta densità, perché no? Vediamo un attimo se riusciamo a fare qualche cosa. Allora qui faccio partire una strada da questa parte. Quindi direi che dopo che l'abbiamo unito così, intanto andiamo allora qui nella salita dobbiamo trovare il modo di far venire tutte quante di piano piano salire. Allora facciamo delle costruzioni da 4. A noi interessa che venga da questa parte, che nascano qui di lato, per poi piano piano andare a dare la corrente a queste personcine qua sopra. Allora questo è in basso, vediamo di piano piano, dovremmo riuscire a selezionare questa roba qua, col Marquee Selection Tool, sì, no, però non così tanta roba ragazzi, siete in troppi, ottimo,
andiamo a selezionare terreno, questo, e così l'abbiamo tirato su. Qui piano piano stanno nascendo, ma qua non si stanno collegando. Allora, temporaneamente facciamo così. Bene, adesso che abbiamo messo abbastanza bene, adesso sì, probabilmente ci sta il nostro parco qua. Esatto, così. Poi qui davanti cominciamo a metterci, guardiamo se riusciamo a metterci un po' di zona un po' più alta. Qui all'interno magari andremo a mettere, per adesso circondiamo questa parte, qui magari ci andiamo a fare, andremo a farci un parco probabilmente interno. Per adesso andiamo a zonare qua, questo non lo zoniamo tutto perché potrebbe essere che andiamo a costruirci dietro e così via. Intanto il nostro quartiere... questo quartiere nuovo, quindi immaginatevi sotto un quartiere storico e piano piano la città si ingrandisce e ovviamente vengono fuori delle case che non sono bellissime, che ai cittadini non è che piacciono tantissimo, e i soliti, come li chiamiamo noi, le solite cattedrali gigantesche, delle case enormi, però purtroppo la città avanza, si ingrandisce, però vedremo di renderla comunque accogliente, vedremo. Tanto piano piano andiamo a dare i servizi e intanto che siamo qua, allora continuiamo a zonare. Allora, qui non abbiamo messo le scuole, quindi possiamo, allora qui al centro, allora le scuole le potremmo mettere da questa parte. Mettiamo una bella scuola elementare qua. Poi ci mettiamo un bel... Dove sono? Non ci sono. Non è una mappa dove ci sono i parchetti. Bene, allora ci possiamo mettere... Cos'è questo? Snowmobile. Bellissimo questo. Però questo non ci sta. Fishing Pier direi che non ci sta. Questa parte. Bello, ok, qua. Perché no? Bello, mi piace. Esatto. Un hockey. Hockey ring. Così facciamo che questa è una squadra di calcio, una squadra, è come le squadre di calcio faranno i campionati, no? Tra i vari quartieri. Allora, qui piano piano arriva, va su, 9.500, e adesso abbiamo bisogno di posti di lavoro, ma quali tipi di posti di lavoro? Andiamo a vedere. Ovviamente si va. Allora, scuole elementari siamo messi non benissimo. Le high school siamo messi meglio. Perché siamo messi non benissimo? Andiamo a metterne una qua, scuola elementare. Metterla qua. Anzi, magari c'era anche, vi ho detto, tra il caricamento fra uno e l'altro è successo qualcosa, quindi dobbiamo andare a capire, a sopperire magari a qualche piccolo problema. Qui ci sono i nostri uffici, fronte mare. Allora, secondo me, come siamo 38%, 34%, direi che vanno bene
i posti di lavoro normali qua. Potremmo, visto che abbiamo tutto, qui c'è la ferrovia e c'è tutto, allora potremmo da questa parte andare a fare la nostra industria. Potremmo iniziare intanto la nostra industria da questa parte, esattamente così, sicuramente qua. E questi che alberi sono? Allora andiamo a prendere picker, andiamo a selezionare questo nuovo di picker. Ah, picco. Ed è questo qua, questa conifer. E noi adesso andiamo così, dopo aver selezionato la conifer, andiamo a coniferare a manetta qua, perché ci interessa avere tanta risorsa di alberi. Perfetto. Adesso, dopo aver messo un sacco di, appunto, di risorse naturali, andiamo ad ingrandirci da questa parte e andiamo a mettere la nostra sede. Allora la mettiamo come al solito dove c'è passaggio, la mettiamo per esempio qua, andiamo a vedere il nostro tree plantation, viene, vedete, 4008, bene, ci siamo. Poi l'energia elettrica dovrebbe arrivare, non arriva, allora se non arriva ce la facciamo arrivare, perché facciamo una bella strada qua, così, e in questa strada ai lati ci mettiamo un po' di industrie. Sono anche i magazzini, allora per adesso ne mettiamo uno qua, normale, tradizionale, sempre con la politica balanced, e piano piano andremo a fare il nostro Groove Woodland. Andiamo a vedere piano piano quando si andrà a sviluppare e andremo a correggere eventuali pezzi che non andranno a funzionare. Bene, torniamo fra un po'. Quindi per adesso siamo a 10, questo dovremmo andare più o meno a 20. 10-10, usiamo tutto per fare industria forestale, plain timber, e per adesso importiamo, ma qui non lo so perché non lo vorrei mettere, perché probabilmente qui andremo a fare un cavalcavia. Poi dobbiamo trovare una bella configurazione per mettere la ferrovia,
perché qui ci dobbiamo mettere una bella ferrovia. Allora, se noi intanto andiamo, allora questa è già fin troppo indietro. Abbiamo già sbloccata. Allora, siamo a 11.000, ok, quindi qua dobbiamo appunto andarla ancora a sbloccare. Bene, quindi questo sarà il nostro posto. Cosa ci manca per andare a raggiungere il livello 2? 0 praticamente. Tra un attimo raggiungiamo il livello 2 e raggiungiamo anche guadagno. Ah, qui ci mancano delle... Ah, siamo a corto di acqua. Siamo a corto di acqua. Perché se andiamo a vedere qua... Esattamente. Ok. Quindi a corto di acqua dobbiamo andare a risolvere. Come vedete, ogni tanto mancano sempre le persone. E vabbè, piano piano. Ah, come siamo messi con la copertura? Siamo messi male. Perché secondo me anche quella è saltata. Allora, vediamo di aggiungerne un altro qua. Poi ne aggiungiamo un altro piuttosto al centro. Poi andiamo ad aggiungere anche qualcosa per il water treatment. Come siamo messi a soldi qua di budget? Perché non vorrei avere... no, eravamo già al massimo. Allora, water treatment l'abbiamo messo qua. Ne abbiamo 3. Potremmo andare a sbloccare il quarto. Qui non possiamo metterlo perché sennò andiamo a fare dei danni incommensurabili. Lo mettiamo da queste parti al centro. E questo andrà a togliersi poi quando andiamo a mettere il geothermal. Bene, va, adesso questi qua poi vanno a rizzonarsi da soli. Allora, qui sopra nella nostra zona di espansione veloce, direi che non è male. Se ne mettessimo un bel high tech housing, così aumentiamo anche il land value. Sarebbe male, no? Direi che si vanno a distruggere. Potrebbe essere. Andiamo a vedere. Ah, no, non possiamo ancora metterlo perché lo mettiamo a 11.000. Non ci possiamo mettere nulla e quindi andiamo avanti. Lo metteremo più avanti magari, high tech housing. Allora, qui andiamo sempre a fare le nostre griglie, qui andiamo a spianare. Direi che l'unica cosa che non possiamo mettere qua è, ma non c'è fortunatamente, il beach volley, perché direi che è piuttosto assurdo. Meno male. Meno male. Potremmo metterci un bel chirper balloon. Così va a creare attrattività. Abbiamo la nostra cirpi mongolfiera.
quando abbiamo un po' di sempre un po' di problemi di persone, ma direi che siamo a 10.000, tra un po' arriviamo a 11.000. come vedete qua si sono rimessi in sesto da soli. Allora abbiamo raggiunto il 2 e andiamo ad aumentare qua. Andiamo ad aumentare, cosa abbiamo bisogno? 89, produzione, perché i lavoratori ce l'abbiamo. Andiamo ad aumentare la produzione. Ah, abbiamo sbloccato giustamente le workers barrack, che vanno ad aumentare la... E poi direi di metterne un'altra. Andiamo ad aumentare la nostra produzione. E poi qui di lato, se riusciamo, allora qui mettiamo un collegamento, e qua dietro quali altri edifici di produzione abbiamo? Abbiamo il biomass pellet. Allora, il biomass pellet io quasi quasi potrei metterlo dalla parte opposta. Non andiamo ad avere problemi per quanto riguarda l'inquinamento. Allora, lo facciamo partire da qui al centro, anzi sì, lo facciamo partire di qua. La faremo diventare a 4 questa qua, no, questa faremo un senso unico questa volta. Quindi da questa parte ci mettiamo due biomasse. Anzi, ne mettiamo uno da questa parte. Mettiamo così, proviamo. Ci mettiamo un senso unico. Qui ci mettiamo un magazzino e qua ce ne mettiamo un altro e qua ci mettiamo un altro biomassa, e questi magazzini li riempiamo in empty. Adesso questo qua dobbiamo finire il nostro senso unico da qua. Bene, come vedete le persone le stiamo impiegando, stiamo usando la domanda per le industrie, la stiamo usando qua, siamo a 480, piano piano dovrebbe anche aumentare, adesso l'import c'è perché abbiamo messo i magazzini, quindi è drogata la cosa, dobbiamo aspettare un po'. Abbiamo già aumentato un pochino di efficienza, siamo già a livello 3 comunque. Andiamo a vedere se riusciamo ad aumentare la popolazione fino ad arrivare a 11.000. Perché noi dobbiamo arrivare a 11.000, ragazzi.
Ah, come vedete alla fine sono venuti a zonare qua e quindi possiamo anche togliere la nostra cosa temporanea. Ok, ce la possiamo fare. Electricity availability, bene. Questa è disabilitata, quindi la andiamo ad abilitare. Come budget siamo a posto, come elettricità siamo a posto, non siamo altissimi come acqua, però va bene. Va bene. 10.300, piano piano questo dovrebbe aumentare. Andiamo anche a zonare da questa parte. E siamo a livello 3, abbiamo la print impressa, abbiamo il minimum tree plantation e large yard. Allora qua, log yard, qui si stanno in carta pecorendo tutti, bene, perché manca lo snow damp. Questo come, dove sono? Uso 10 su 10. Allora, cosa facciamo? Siccome la nostra città è grande, dobbiamo aumentare gli snow damp. Allora, cosa facciamo? Anzi, potremmo aspettare che questo si riempia. Non sarebbe male come idea. Per andare a raggiungere la. No. Dove sono i vari? Andiamo a cercarli. Dove sono? Eccoli qua. Uno, due, stanno tornando. Secondo me non ce la fanno a farla tutta. Dobbiamo metterne degli altri. Perché come vedete ce ne sono, infatti lo dice, strada, questa è segnale di strada ghiacciata. Allora, dove possiamo mettere un altro snow damp? Uno qua su in alto non ci starebbe male, eh? Uno per esempio qua in parte. Un po' a vedere. Questo, no? No, questo è quello per fare sempre le piste da sci, che dobbiamo aspettare di avere 11.000 persone. Eccole qua, siamo 11.000 persone. Grande, high tech housing, monorotaia. Potremmo fare la monorotaia sulla neve, potrebbe essere un'idea. Yoga Garden, abbiamo sbloccato parecchia roba qua, elevata, e le cable car, che era quello che ci. Così adesso posso iniziare a fare le prove e chissà prossimamente andiamo a mettere degli altri. Allora, dov'era lo snow damp? Non me lo ricordo mica. Allora, andiamo a prendere il nostro move it. Ah, eccolo qua. Era qua, nei veicoli di servizio. Allora, uno l'abbiamo messo lì. Un altro potremmo metterlo, ecco, potremmo metterlo qua di fianco, giusto? Giusto? Quindi andiamo a fare una strada, andiamo a mettere uno snow dump qua, poi andiamo a mettere un altro, sarebbe bello metterlo da queste parti. Così direi che abbiamo comunque aumentato la nostra capacità di andare a pulire le strade. Eh? Qui c'è qualcuno che ha problemi di rumore. Cosa c'è che ti fa rumore? Non ho capito. Guarda, sono sincero. Chi è che ti disturba così tanto? Ma dai, non ho mai disturbato nessuno. Tu sei l'unico. Allora, sapete cosa facciamo? Gli diamo un po' di servizi. Gli diamo una medical clinic, così si va a rilassare. Una bella clinica. La mettiamo qua. Esatto. Potremmo anche mettere una sauna. C'è la sauna? Eccola qua. Bella sauna. Andiamo a mettere un po' di sauna in giro. Qua. Qui sono tutti più contenti. Andiamo a mettere un po' di saune, che costano un po', però. Ne mettiamo un'altra qua. Poi potremmo metterne un'altra da ste parti.
siamo belli centrali, dove è bella centrale, e qua, fantastico, qui, che siamo vicino al nostro polo polifunzionale di curling, skating, questo cos'è? È il nostro parchetto con tutte le varie sculture. Bene, direi che abbiamo fatto tanta roba questa volta, eh? Direi che abbiamo fatto parecchio. Non abbiamo dato l'elettricità a questi poveri cristi. Non mi piace solo il fatto di avere questa cosa qua. Facciamo la nostra foto col nuovo quartiere. Bene, per questo episodio è tutto. Se vi è piaciuto questo episodio, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un suggerimento. Anzi, mi stavo dimenticando. Allora, devo rinominare, perché mi è stato chiesto. Allora, andiamo a prendere i commenti da Viola, di andare a rinominare una villetta Pug Manor. E certo che sì, perché lei si ricorda che si possono rinominare le cose. Potete rinominarle anche voi. Allora, dove gliela diamo la villetta, che sia un po' bella, un po' carina? Questo è un quartiere intero. Andiamo a rinominare qualcosa che sia carino. Una bella villetta in centro, qua vicino al Cirpi. Una bella casa gigantesca. The Willow Residence, Pug Manor, eccolo qua, fantastico. Ma se io metto, scusate, poi facciamo i saluti, se io metto questo viola, cosa viene? Non viene, giustamente. giustamente. Bene. Quindi questa è la prima casa che è stata rinominata in questa serie. Andiamo a metterci un po' di alberi nel retro, così forse ci andiamo a ricordare. C'era l'albero di Natale, eccolo qua, gliene mettiamo uno davanti, due, fantastico. Bene, e anche con questa villetta rinominata da Viola, grazie per aver rinominato la tua casa. Se volete farlo anche voi, lasciatelo nei commenti, lasciate un suggerimento, quello che volete vedere. Siamo a 11.000 persone. Se volete supportare il canale, lasciate un commento e un pollice in su, iscrivetevi, e così il ranking aumenta. Spammate la serie, il link del video dovunque, dove vi piace di più. Se avete qualche amico che può essere interessato, fatelo, e io vedrò di ricordarmi TMPE, così andiamo a fissare la rotonda. Abbonatevi se volete supportare direttamente, e ci salutiamo con qualche minuto di movimenti di, diciamo, città presa da vari punti, e poi andiamo a salutarci. Grazie mille per essere arrivati fino alla fine. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.